Quegli sforzi per mantenere un atteggiamento normale e per di più essendomi eletto, detto che la mia anima immateriale non doveva scarrozzarsi da un posto all'altro come avrebbe fatto quel miserabile straccio del mio corpo, mi lasciai andare a quel movimento ascendente e cominciai a sollevarmi da terra, ma non troppo, mantenendomi a mezza via. Ben presto però mi imbaldanzì e volai ora in alto ora in basso come se non avessi fatto altro in vita mia. Cominciava a far giorno. Salì, salì, guardando attraverso i vetri delle mansarde le grisette che si alzavano e si preparavano, servendomi dei camini come di condotti acustici per sentire quel che si diceva negli appartamenti. Devo dire che non vidi niente di particolarmente bello e non udii niente di piccante. Abituandomi a quel modo di andare, mi librai senza paura nell'aria libera sopra la nebbia e contemplai dall'alto di quell'immensa distesa di tetti simile a un mare pietrificato durante una tempesta quel caos irto di comignoli, di guglie, di cupole, di pignoni avvolti di nebbia e di fumo, così bello, così pittoresco che non rimpiansi di avere perso il corpo. Mi apparve il Louvre bianco e nero con il fiume i suoi piedi i verdi giardini all'altro capo c'era un'esposizione e la folla vi si stava dirigendo entrai anch'io. Le pareti sfavillavano di nuovi dipinti racchiusi in cornici dorate ricamente lavorate i borghesi andavano, venivano, si urtavano, si pestavano i piedi, sgranavano occhi nebetiti, si consultavano gli uni gli altri come persone a cui non è ancora stato detto che cosa debbano pensare e dire. Nel salone, in mezzo ai quadri dei nostri giovani grandi maestri della Croix, Ingress, Duchamp, vidi il mio quadro intorno a cui si accalcava la folla, ruggendo di ammirazione. Quelli che erano dietro e non vedevano niente, gridavano ancora più forte: Prodigioso, prodigioso! Perfino a me il quadro sembrò molto più bello di prima e mi sentii colto da un profondo rispetto per la mia persona. Tuttavia, a tutte quelle espressioni ammirative sentivo associare un nome che non era mio. Mi resi conto che sotto c'era un imbroglio. Esaminai attentamente la tela. In uno degli angoli c'era scritto un nome a piccoli caratteri rossi. Era quello di un mio amico che, vedendomi, non si era fatto scrupolo di impadronirsi della mia opera. Oh, come rimpiansi allora il mio povero corpo non potevo né parlare né scrivere, non avevo modo di rivendicare la mia gloria e di smascherare l'infame plagiario. Con il cuore affranto me ne andai tristemente per non assistere a quel trionfo che mi era dovuto decisi di parlare a Giacinta andai da lei ma non la trovai la cercai in vano in diverse case dove pensavo che potesse essere annoiato di star solo benché fosse già tardi mi venne voglia di andare a teatro entrai in quello della Porte Saint-Martin pensando che l'aspetto piacevole del mio nuovo stato era di poter entrare dappertutto senza pagare lo spettacolo era ormai al suo tragico epilogo in lacrime, gli occhi iniettati di sangue, le labbra bluastre, la fronte livida, seminuda, scapigliata, la dorval si torceva sul proscenio a due passi dalla ribalta. Bocage, fatale e silenzioso, se ne stava in piedi sul fondo. Tutti i fazzoletti erano in movimento, i singhiozzi spezzavano i corsetti, un diluvio di applausi interrompeva ogni rantolo della grande attrice tragica. La platea, nereggiante di teste, ondeggiava come il mare, i palchi si curvavano sulla galleria, la galleria sulla balconata. Calò il sipario ed ebbi l'impressione che la sala stesse per crollare tra gli applausi, il battere dei piedi, le urla e quel dramma che era il mio dramma, giudicate un po' voi, ero alle stelle. Se alzò sol sipario fu gridato alla folla il nome dell'autore, non era il mio, era il nome dell'amico che già mi aveva rubato il quadro. Gli applausi si moltiplicarono volevano trascinare l'autore sul palcoscenico. Il mostro era nell'oscurità di un palco con Giacinta. Quando fu gridato il suo nome, lei si, si buttò al collo e gli dette sulla bocca il bacio più focoso che mai donna aveva data a un uomo. La videro diverse persone, ma neanche a Rossì era così inebriata, così folle, così fiera del suo successo che credo si sarebbe prostituita a lui in quel palco davanti a tutti. Diverse voci gridarono «Eccolo, eccolo!» Il furfante assunse un'aria modesta e salutò con un profondo inchino. Il lampadario si spense ponendo fine a quella scena. «Non tenterò di descrivere il subbuglio di gelosia, disprezzo e indignazione che avevo dentro. Ero un uragano, tanto più violento in quanto non avevo modo di esternarlo». La folla defluiva il teatro si andava svuotando. Anch'io uscii e vagai un po' per le strade, non sapendo dove andare. Passeggiare non mi rallegrava. Soffiava un vento pungente. La mia povera anima, freddolosa come era stato il mio corpo, tremava e moriva di freddo. Trovai una finestra aperta. Entrai, deciso a pernottare in quella stanza fino all'indomani. La finestra si chiuse dietro di me. In una grande poltrona a fiorami, scorsi un personaggio davvero singolare. Era un uomo alto, magro, asciutto, con i capelli incipriati, la faccia rugosa come una vecchia mela e un paio di occhialoni su un gran naso che quasi toccava il mento. Un piccolo taglio trasversale, come la fessura di un salvadanaio, sepolto sotto un'infinità di pieghe e di peli rigidi come setole di cinghiale, rappresentava più o meno ciò che, in mancanza di altri termini, chiameremo una bocca. L'abbigliamento era costituito da un abito antiquato, consunto fino alla trama, le cuciture lise, da una sopravveste di stoffa cangiante, pantaloni corti, calze screziate e scarpe con la fibbia. Al mio arrivo il degno personaggio si alzò e andò a prendere in un armadio due spazzole fatte in modo speciale. All'inizio non riuscì a capirne l'uso, ne prese una per mano e si mise a percorrere la stanza con sorprendente agilità, come se inseguisse qualcuno, e intanto batteva le spazzole l'una contro l'altra dalla parte dei peli. Capì allora che era il famoso signor Berbigier d'Eternes d'Uting, che andava a caccia di folletti. Era molto preoccupato per ciò che sarebbe accaduto, dato che quell'eccentrico individuo sembrava dotato della facoltà di vedere l'invisibile. Mi seguiva perfettamente e mi era difficilissimo sfuggirgli. Alla fine mi ridusse in un angolo, brandì le fatali spazzole, e la mia anima fu crivellata da un milione di dardi. Ogni crine faceva un buco e il dolore era insopportabile. Dimenticando di non aver né lingua né petto, feci sforzi incredibili per gridare. E Onofrius era a quel punto del suo sogno. Quando entrai nello studio, effettivamente stava gridando a squarciagola. Lo scossi. Si sfregò gli occhi e mi guardò con aria inebetita. Alla fine mi riconobbe e mi raccontò, senza sapere bene se avesse vegliato o dormito, tutta la serie di tribolazioni che avete appena letto. Ahimè, non erano le ultime che gli sarebbero toccate, reali o meno? Da quella notte fatale, restò in uno stato di allucinazione semiperpetuo che non gli permetteva di distinguere le sue fantasticherie dalla verità. Mentre dormiva, Giacinta aveva mandato a prendere il suo ritratto. Ci sarebbe voluta andare di persona, ma l'abito macchiato l'aveva tradita e non aveva potuto eludere la sorveglianza della zia. Onufrius, delusissimo da quel contrattempo, si buttò su una poltrona e con i gomiti sul tavolo, cominciò tristemente a riflettere con lo sguardo che vagava senza fissarsi su niente di particolare. Il caso volle che si potesse si posasse su un grande specchio veneziano bordato di cristallo che ornava la parete di fondo dello studio nessun raggio di luce vi si infrangeva nessun oggetto vi si rifletteva abbastanza esattamente da poterne scorgere i contorni era come uno spazio vuoto nel muro una finestra aperta sul nulla da cui la mente poteva spaziare su mondi immaginari le pupille de Onufrius frugavano quel prisma buio e profondo per farne emergere qualche apparizione. Si sì, chinò, no, vide il suo riflesso doppio e pensò che si trattasse di un'illusione ottica, ma osservando più attentamente trovò che il secondo riflesso non gli assomigliava affatto e credette che qualcuno fosse entrato nello studio senza che lui se ne fosse accorto. Si voltò. Nessuno. Tuttavia l'ombra continuava a proiettarsi nello specchio e era l'ombra di un uomo pallido, con un grosso rubino al dito, simile al misterioso rubino che aveva fatto la sua apparizione nelle fantasmagorie della notte precedente. Onufrius cominciava a sentirsi a disagio. All'improvviso il riflesso uscì dallo specchio, scese nella stanza, andò dritto verso di lui, lo costrinse a sedersi e nonostante la sua resistenza gli tolse la parte superiore della testa come si fa con la crosta di un timballo. Terminata l'operazione, si mise il pezzo in tasca e se ne tornò via per dove era venuto. Prima di perderlo completamente di vista nella profondità dello specchio, Onufrius seguitò a scorgere a una distanza incommensurabile il Rubino che brillava come una cometa. A onor del vero quella specie di trapanazione non gli aveva fatto alcun male, solo che dopo qualche minuto sentì uno strano ronzio sopra la testa, alzò gli occhi e vide le sue idee. Non più trattenute dalla volta del cranio, che scappavano in disordine come uccelli cui avessero aperto la gabbia. Ogni ideale di donna che aveva sognato uscì con il suo vestito, con il suo modo di parlare, di fare, a lode di Onufrius, c'è da dire che sembravano tutte gemelle di Giacinta. Erano le eroine dei romanzi che aveva progettato. Ogni donna aveva il suo seguito di amanti, chi in cotta medievale a di uno stemma, chi in cappello e abiti del 1832. Tipi grandiosi, grotteschi o mostruosi che aveva inventato, schizzi di quadri che aveva in mente di fare di ogni paese, di ogni tempo, le sue idee metafisiche sotto forma di piccole bolle di sapone, reminiscenze delle sue letture. Tutto ciò venne fuori almeno per un'ora, fino a riempire lo studio. Dame e signori andavano su e giù senza sentirsi affatto imbarazzati, discorrevano, ridendo, bisticciando, come se fossero stati a casa loro. Sbalordito, non sapendo che fare, Onufrius non trovò niente di meglio che fare che credere lo, cedere loro il posto. Quando attraversò l'androne, il portinaio gli consegnò due lettere, due lettere femminili, azzurre, profumate, a caratteri minuti, la busta lunga, il sigillo rosa. La prima di Giacinta era così concepita. Signore. Lei è perfettamente libero di avere la signorina tal dei tali come amante, se ciò le fa piacere. Quanto a me, non voglio più esserlo. Rimpiango solo di esserlo stata. Le sarò molto obbligata se non cercherà di rivedermi. Onufrius si sentì distrutto, capì che la causa di tutto quello era quella maledetta somiglianza del ritratto. Poiché non si sentiva colpevole, sperò che con il tempo le cose si sarebbero chiarite. La seconda lettera era un invito a una festa. Bene, disse, ci andrò. Servirà a distrarmi un po' e dissiperà tutte queste nubi nere. Quando fu giunta l'ora, impiegò molto tempo a vestirsi. Come tutti gli artisti, quando non sono sporchi da far paura, Onufrius era molto ricercato nell'abbigliamento. Non che fosse un fashionable, ma i suoi miserabili abiti cercava di dare un tocco pittoresco, un aspetto meno prosaico. Il suo modello era un Van Dick che aveva nello studio e al quale in realtà somigliava in maniera incredibile. Sembrava il ritratto sceso dalla cornice o il riflesso del dipinto in uno specchio. C'era molta gente. Per arrivare fino alla padrona di casa dovete farsi largo tra una calca di donne, e per riuscirvi dovette sgualcire più di una trina, schiacciare più di, un, di una manica, sporcare più di una scarpa. Dopo aver scambiato due o tre banalità d'uso, girò sui tacchi in mezzo a tutta quella folla, si mise in cerca di qualche persona amica. Non trovando nessuno di conoscenza, si piazzò in un divanetto a due posti, nel vano di una finestra da dove, se mi nascosto dalle tende, poteva vedere senza essere visto. Giacché, da quando le idee gli erano svaporate in quel modo incredibile, non aveva nessuna voglia di attaccar discorso, si credeva stupido, benché così non fosse. Il contatto con la gente l'aveva riportato alla realtà. La serata era quanto mai brillante. Un colpo d'occhio magnifico. Era tutta un luccicare, un risplendore, un scintillare: era tutto un ronzare, uno svolazzare, un volteggiare. Vieli come ali di api, tulle, crespo, seta, stoffe laminate a coste, marezzate, traforate, tele di ragno, aria filata, nebbia tessuta, oro e argento, sete e velluto, lustrini, orpelli, fiori, penne, diamanti e perle. Tutti gli scrigni votati, lusso a profusione. Un bel quadro in fede mia. I candelabri di cristallo scintillavano come stelle, le pietre preziose sfavillavano di luce, di iridi prismatiche, le spalle delle donne, lucide, satinate, madide di un molle sudore, sembravano agate onici nell'acqua. Gli occhi ammiccavano, i petti palpitavano, le mani si stringevano, le teste si inclinavano, le sciarpe svolazzavano. Era il culmine della festa. La musica soffocata dalle voci, le voci dallo sfiorare dei piedini sul pavimento e dal fruscio degli abiti, tutto contribuiva a creare una festosa armonia, un gioioso brusio da inebriale al più manilconico, da far impazzire anche il più savio. Ma Onufrius non ci faceva caso, pensava Giacinta. All'improvviso gli si accese lo sguardo al vedere qualcosa di straordinario. Era entrato un, un giovane che poteva avere 25 anni, frac nero, pantaloni dello stesso colore, gilet di veluto rosso tagliato a farsetto, guanti bianchi, binocolo d'oro, capelli a spazzola, barba rossa à la saint green. In realtà non c'era niente di straordinario. Molti meravigliosi si vestivano a quel modo. Aveva allineamenti perfettamente regolari e il suo profilo, fine e ben disegnato, avrebbe fatto invidia a più di una bella amichetta, ma c'era tanta ironia in quella bocca pallida e sottile, dagli angoli perpetuamente sfuggenti sotto i baffi fulvi, tanta cattiveria in quella pupilla che fiammeggiava attraverso l'occhialetto come l'occhio di un vampiro, che era impossibile non notare tra mille. Si tolse i guanti. Lord Byron o Bonaparte si sarebbero sentiti lusingati se avessero avuto la sua piccola mano dalle dita rotonde sfusolate, così fragile, così bianco, così trasparente che a stringerla si correva il rischio di spezzarla. All'indice portava un grosso anello con il fatale rubino che brillava così vivid vividamente da costringerti ad abbassare lo sguardo. Onufrius si sentì percorrere da un brivido le luci dei candelabri divennero lividamente verdognole gli occhi delle donne, i diamanti si spensero sotto il radioso rubino scintillava nel salone, ormai buio come il sole, tra la nebbia L'ebbrezza della festa, la follia del ballo erano al culmine. Nessuno, a parte Onufrius fece caso a quella circostanza. Il singolare personaggio si insinuava come un'ombra tra i gruppi, dicendo una parola a questo, stringendo la mano a quello, salutando le donne con un'aria di derisorio rispetto e di esagerata galanteria che faceva arrossire le une e mordere le labbra le altre. Pareva che il suo sguardo di lince e di lupo cerviero penetrasse in fondo ai loro cuori. Un satanico disprezzo trapelava da ogni suo minimo movimento, un impercettibile lampeggiare dello sguardo, una ruga della fronte, la mobilità della sopracciglia, il labbro inferiore sempre sporgente, anche quando si atteggiava ad un odioso mezzo sorriso. Tutto tradiva in lui pensieri d'orgoglio vanamente repressi. Nonostante la cortesia dei modi e l'umiltà del parlare, Onufrius, che lo covava con gli occhi, non sapeva che cosa pensare. Se non fosse stato in mezzo a tanta gente, avrebbe avuto una gran paura. Per un momento credette perfino di riconoscere il personaggio che gli aveva scoperchiato la testa, ma presto si convinse che stava sbagliando. Diverse persone si avvicinarono e la conversazione ebbe inizio. Si ritrovò effettivamente senza idee, convinto com'era di non averne più, inferiore a se stesso ora al livello degli altri. Lo trovarono simpatico e molto più spiritoso del solito. Il turbinio della serata allontanò gli interlocutori. Rimasto solo, i suoi pensieri presero un altro corso. Dimenticò il ballo, lo sconosciuto. Perfino un rumore tutto il resto era lontano, mille miglia.